siamo stati a visitare il CIAC di Foligno, il Centro Italiano per l'Arte Contemporanea, che dalla data della sua fondazione nel novembre 2009 ha ospitato tantissime mostre sull'arte contemporanea, da una retrospettiva sul fotografo americano Edward Weston a Carlo Maria Mariani, a un famoso omaggio su Gino De Dominicis, calamitati da Gino. Attualmente al CIAC si può visitare la mostra Sandro Chia, il viandante, a cura di Italo Tommassoni, fino al 29 gennaio 2017. Il CIAC dal 2009 in sostanza organizza mostre di carattere internazionale con artisti non solo italiani, ovviamente artisti di carattere internazionale, e persegue una politica, diciamo, sul contemporaneo che viene da lontano, in quanto la nostra città ha dei precedenti molto importanti, a cominciare dallo spazio dell'immagine. La mostra di Sandro Chia è stata voluta dal nostro direttore artistico, che naturalmente voleva affrontare in maniera compiuta il discorso della transavanguardia, e Chia ne è uno degli esponenti sicuramente più importanti. La mostra personale di Sandro Chia è costituita da una scelta di opere molto selezionata, opere che sono in parte appartengono alla collezione di Emilio Mazzoli di Modena, che le ha messe a disposizione, e in parte sono state create appositamente per il nostro museo da parte dell'artista. L'artista ha voluto fare un sopralluogo, ha visto gli spazi, ha visto la dimensione del museo e ha creato delle opere esclusivamente per noi. Tutto questo negli anni 2013-2014, perché nel 2013 abbiamo progettato questa mostra. Vedrete che ci sono delle opere di una qualità, diciamo, di linguaggio assolutamente tipica della cultura di Sandro Chia, che è una cultura che proviene da quel movimento che è stato definito transavanguardia, un movimento che ha rivisto un po' la condizione dell'arte contemporanea, che si è sganciata dallo spazialismo e dalla orizzontalità delle avanguardie storiche per approfondire anche la dimensione del tempo nell'arte, riproponendo i loro linguaggi in maniera contemporanea e rivisti appunto con uno sguardo retrospettivo che era anche molto creativo. La mostra di Sandro Chia si caratterizza per una grande forza cromatica, è intitolata Il viandante perché il viandante è un po' l'emblema, la metafora della pittura. Il viandante è il pittore che viaggia all'interno della pittura, i suoi paesaggi sono tutti paesaggi di pura pittura, di pura espressione linguistica, e sono anche come la metopa di una contemporaneità, diciamo. Parliamo di Gino De Dominicis perché è un altro importante protagonista del CIAC, che ha il suo secondo polo nella Chiesa dell'Annunziata, chiesa che è diventata una sede espositiva per la grandissima opera di Gino De Dominicis, La calamita cosmica, che è stata presentata la prima volta al pubblico nel Museo d'Arte Contemporanea di Grenoble ed ora è custodita proprio a Foligno. Calamita cosmica è il titolo che ormai ufficiale che viene dato a questo grande capolavoro estremo della produzione di Gino De Dominicis, ma che è un titolo che però si può interscambiare anche con altre due indicazioni. Una è 24 metri di forme d'oro e l'altra lo scheletrone.